possiamo dirlo, Milik è, ragazzi, Milik è un nuovo giocatore della Juventus. Possiamo dirlo, ragazzi, accordo in arrivo. C'è ovviamente insomma, c'è l'accordo in arrivo, c'è l'accordo in arrivo fra ovviamente la Juve e il Marsiglia, però c'è anche l'accordo in arrivo fra la Juve e Milik. E quindi ben presto sarà ufficiale questa situazione relativa all'acquisto di Milik. Voglio parlare un pochino con voi di una serie di cose che riguardano il giocatore. Vi devo parlare di una situazione un po' particolare. Vi do una mia opinione un pochino sull'acquisto. Prima di ovviamente di iniziare, ragazzi, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va, ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche prima delle aggiornate. All'interno della descrizione trovate OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio, ed è gratis, e poi trovate i miei social. Allora, quindi seguitemi su Instagram. Faccio fatica a comprendere quali siano le dinamiche dietro il ragionamento, nel senso che è chiaro che la Juventus cercava più che una seconda punta come Depay, che non è detto che non arrivi, dipende tutto da Ken, cercava più una punta di riserva per Vlahovic. Quindi, tra le varie punte di riserva che la Juve aveva analizzato, Milik è parso quello più economico e quello sicuramente più idoneo alla tatticità. Serviva una punta che facesse lavoro di squadra, serviva una punta che facesse lavoro di contenimento, serviva una punta che segnasse comunque i suoi gol, perché Milik comunque qualche gol lo fa, e hanno preso Milik, che è un giocatore che non ti dà niente di più rispetto a quello che hai, perché non è un acquisto che ti dà qualcosa in più, l'hanno detto tutti, ne ha parlato Capello, ne ha parlato Lippi, ne ha parlato, voglio dire, ma chiunque, ne ha parlato chiunque all'interno del mondo del calcio, anche i vari agenti come Pastore, no, non è un acquisto che ti dà qualcosa di più rispetto a quello che tu attualmente hai all'interno della squadra, però è un acquisto che ti dà, diciamo, un'alternativa a livello di gioco diversa da Vlahovic, perché molte persone hanno detto, Matt, Vlahovic e Milik come gioco un po' hanno lo stesso stile di gioco, assolutamente no, perché Vlahovic è un finalizzatore che attacca la profondità, Milik è un giocatore che viene incontro. Sono due giocatori molto diversi. Milik è molto più simile ad un Mandzukic per modo di giocare, per altruismo, ma non ha la grinta di Mandzukic. Quindi è un giocatore che tatticamente un po' lo ricorda nel modo di venire ad aiutare, ma dal punto di vista, diciamo, dell'altruismo è quello, dal punto di vista del modo di fare, dal punto di vista della grinta, no. Milik ha segnato 50 gol in 2 stagioni al Marsiglia. Ha fatto, se non sbaglio, un'80ina di presenze, ha segnato una cinquantina di gol, quindi non è stato proprio fermo a livello di realizzazione, non è stato, diciamo, non è stato sterile, ecco, a livello di realizzazione, non è stato ovviamente un giocatore inconsistente, al Marsiglia lo ricordano bene. Ovviamente giocare in Ligue 1 con le difese della Ligue 1 dove c'è sta Pippo e Paperino e anche, voglio dire, anche Zio Paperone, e giocare in Italia dove c'è una tatticità diversa sicuramente è molto diverso. È vero anche che lui al Napoli una stagione ha fatto parecchi gol, quindi in realtà lui conosce bene il campionato, sa segnare bene, quindi non sono preoccupato da quel punto di vista lì. Sono preoccupato più che altro perché l'attacco della Juve è un attacco che secondo me è più che un giocatore come Milik, che è un giocatore che ti dà fisico, ti dà tecnica, ti dà, diciamo, tatticità. Secondo me cioè l'attacco della Juve aveva bisogno di un giocatore un po' più fantasioso. Cioè io volevo che all'interno dell'attacco della Juve venisse inserito un po' di fantasia, perché in assenza di Di Maria, in assenza di Chiesa, con Cuadrado che ormai sta calando, Kostic che è appena arrivato, vedo che sono pochi i palloni per Vlahovic. Quindi questo è anche un discorso che va fatto in maniera molto diversa, che va fatto, diciamo, in maniera anche un po' particolare. Sicuramente il giocatore è un giocatore che attacca l'area, che dà una mano, che viene fuori. Non è un giocatore 9 classico, non è un 9, un attaccante puro. Non stiamo prendendo un attaccante che fa 30 gol all'anno, almeno non qui, ragazzi. Poi in altri campionati quello è un altro discorso. Non stiamo prendendo un goleador, stiamo prendendo un giocatore che ti dà un po' più di scelta a livello offensivo.
Quello che non voglio vedere è Milik Vlahovic, cioè non mi mettete un attacco a due composto da Milik e Vlahovic. Perché avere Milik e Vlahovic vuol dire sbagliare. Sbagliare tutto, perché è vero che Milik può fare la seconda punta, ma non ha la mentalità per fare la seconda punta. Se dovevo tenere Milik e avere Milik nella squadra come seconda punta, a sto punto mi tenevo Morata, che è vero costava qualcosa in più, però almeno sapeva bene cosa doveva fare. A me è un acquisto che sinceramente non mi entusiasma, è un acquisto che non mi dà quella sensazione di grande acquisto, è una riserva. Quindi sono d'accordo con chi dice, ma che volete, tanto alla fine è una riserva, non è, c'è bisogno di fare molto, insomma. Però non è un acquisto che ti fa percepire il valore di questo giocatore, è uno messo lì a dare una mano, ok? Invece io credo che l'attacco della Juve sia ancora un po' debole, perché io non sto parlando di un attacco al completo, io non sto parlando di un attacco con tutti a disposizione, sto parlando di un attacco con praticamente i due migliori giocatori fuori. Quindi Depay sarebbe servito per quello, poi che Depay guadagni troppo, perché a 8 e mezzo all'anno Depay può stare anche lì, con tutto il rispetto, cioè 8 e mezzo all'anno mi sembra una cifra un po' esagerata per quello che è Depay, quello è un altro discorso, però la sensazione che ho guardando la squadra è che davanti manchi fantasia. Fantasia vuol dire che mancano giocatori che creino opportunità, che creino diciamo gioco, che creino pericolo. Siamo tutti vincolati a questo Vlahovic, che quando però rimane fuori e quindi rimane escluso dal gioco, rimane diciamo un pochino fuori dalla tatticità del gioco, noi non riusciamo a realizzare, non riusciamo a fare gol. Una squadra non può dipendere dal proprio centravanti, è giusto che punti sul proprio centravanti, è giusto che faccia la differenza. Però volevo dire tre cose io su Milik. Avevo detto già all'inizio, io tre cose, ragazzi, un 3-3-3, un 3-3-3 di cose, diciamo. Ecco, prima cosa in assoluto che volevo dire, il giocatore non è malvagio a livello tecnico, ma non è un fenomeno, quindi farà tanti errori di passaggio, di controllo, alcune volte ci arrabbieremo. Seconda cosa, l'acquisto di... non voglio nulla e non voglio dire nulla e non voglio assolutamente nulla, però... L'acquisto di Milik ha senso solo se tu cedi Ken. Cioè, se tu adesso mi vai a prendere Ken e me lo cedi, allora l'acquisto di Milik ha senso, perché in quel caso percepisco che Milik è il vice Vlahovic. Cioè, tu hai preso Milik come riserva di Vlahovic. Però se tu mantieni Ken e al tempo stesso mantieni pure Milik, che cosa è? Cioè, Ken non è un'ala. Molta gente dice che Ken lo usiamo da ala, ma Ken non ce l'ha il fisico da ala. Non ce l'ha la velocità di un'ala. Non è un giocatore che ti può fare l'ala in maniera totale. Questa è una cosa che deve essere detta, ragazzi. Cioè, qua sembra che l'ala sia di chiunque può fare l'ala. L'ala è un giocatore che deve saltare l'uomo, deve essere veloce, deve essere rapido. Guardate che Ken non ce l'ha queste qualità. Ken fa la prima punta di supporto. Quindi se tu cedi Ken è un discorso, se tu non cedi Ken mi chiedo che cosa tu stia facendo, stai a riempire la squadra di prime punte. Tutto qua. Poi prima di giudicare, giustamente voglio vedere Milik in campo, perché non sono uno di quelli che a priori critica tutto e tutti, però la mia opinione è questa. Terza cosa, molto importante, io mi aspetto da Milik un grande lavoro dal punto di vista tattico. Che se tu mi porti un giocatore che comunque ti deve aiutare a far segnare... Diciamoci la verità, raga, è un attaccante che aiuta gli altri, non è un attaccante che si pone come protagonista offensivo. In una squadra, la maggior parte delle volte in cui Milik è stato messo titolare, è stato un giocatore altruista. Da riserva, ha subentrato, ha fatto qualche gol, però non è mai stato un giocatore che tu dici, sai, ha fatto questa stagione, ha fatto 40 gol in una stagione, perché non è mai stato un finalizzatore puro. Quindi un giocatore da cui mi aspetto molto a livello di altruismo, di tatticità, diciamo, molto a livello di tatticità. Poi, il giocatore in sé è quello che è, io non sono, ripeto, non ti posso dire sono entusiasta di questo acquisto, non ti posso dire che sono entusiasta di questo acquisto, sono contento che sia arrivato Milik.
ti dico che finché indosserà la maglia della Juve è un mio giocatore, quindi verrà tutelato, verrà sicuramente accompagnato, verrà stimato anche sicuramente, perché non faccio polemiche sui miei giocatori, ci mancherebbe altro, però giustamente se io devo dare un'analisi, fare un'analisi critica del giocatore, ti dico che il giocatore è come un supporto, ma non ti dà niente in più, cioè un acquisto che secondo me sta bene solo dal punto di vista economico, perché alla fine tu spendi 2 milioni, non sei obbligato a riscattare il giocatore, alla fine ti fai due conti, dici vabbè, pure se lo riscatta alla fine spendi 8 milioni, hai speso 10 milioni in totale, è un giocatore di 28 anni, forse è un po' alto lo stipendio, perché 3,5 ragazzi all'anno, che è quello che lui prende lì, perché il Marsiglia gli dà 3,5, forse è un po' troppo alto lo stipendio. Forse lo stipendio è eccessivo, probabilmente sì, perché io penso che lui come giocatore in Serie A 3,5 sia un po' esagerato. Io penso che lui un 2,5 sarebbe stato più giusto, però se giustamente se il Marsiglia gli dà 3,5 e lo chiami, giustamente gli devi dare almeno lo stipendio che prende. Cioè, allora, da 3,5 non scende a 2,5, però è uno stipendio che secondo me per quello che fa vedere Milik è esagerato. 3 milioni e mezzo all'anno sono tanti per Milik, per quello che fa vedere. Poi può essere pure che Milik arriva qui e farà altra cosa fisicamente, fa una stagione. Può essere pure che Milik arriva qui e fa una stagione clamorosa, che diventa insostituibile, che diventa un giocatore, però è tutto da. Bisogna vedere come entra nel contesto, capito ragazzi? Perché è vero che conosce la Liga, però conosce il contesto, conosce il campionato, però è vero pure che giocare alla Juve è un altro discorso, non è come giocare dove hai giocato, sono due contesti completamente diversi, con due situazioni completamente diverse, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di essere positivi, se no positivi, cerchiamo di capire un pochino quello che è. Fatemi sapere un po' nei commenti.